Ma più lungo che può, il portiere Minucci. Adesso si gioca a centrocampo. Pallone recuperato da parte di Scirocchi in verticale. Va a raccogliere il pallone proprio il numero 19. Subito in mezzo! La grandissima risposta del portiere sulla conclusione di Zito. Allora va Conci. Pallone lungo in verticale. Ci riprova la Roma verso Zito. Limite dell'area, lato destro! E alla fine si divora un gol che sembrava già fatto. Antoci, occasionissima per la Roma. E allora sono tre in barriera, che adesso diventano quattro. È pronto Amati, parte con il destro addosso alla barriera, ha una seconda opportunità, pallone che però si perde sul fondo. Scirocchi si muove, Cocco che ha chiamato il pallone per adesso ignorato. Pallone verso Zito, Zito calcia e pesca l'angolo con il palo. Con la Roma che passa in vantaggio, ha segnato Zito, che può gestire in questo finale di primo tempo ma sembra non aver finito. Amati recupera un altro pallone. Petruccioli, Amati ancora non si arrende e se la va a riprendere. Cross morbido che diventa un tiro. In due tempi il portiere la fa sua, non senza qualche brivido. È pronto Viscomi. Questo tocco di mano non è così, si gioca. Pallone verso Amati che non ci pensa due volte, calcia, non va poi così lontano dal palo alla sinistra del portiere. Grande. Villani può calciare, Villani trova la deviazione vincente, pareggia così la Lokomotiv, ha segnato Villani. Severa, di nuovo Conci, tocco di ritorno per Severa, è perfetto in scivolata Matteo Di Rocco a mettere fuori. Altra rimessa lunghissima in area di rigore, letteralmente un cross. Villani qua colpisce male, si dispera, il numero 10 era un'occasione. Calcia in porta, toccato duro, fallo e altro giallo nelle file della Lokomotiv, è secondo per Simone Severa. E allora rimane in sette la Lokomotiv e questo è un colpo di scena. E sul pallone c'è un calcio di punizione, deve fare i conti adesso anche con l'inferiorità numerica la Lokomotiv. Intanto Amati con la rincorsa lunghissima va con il destro, non inquadra lo specchio della porta. Conci si gira bene. Allora va via, lato sinistro del campo, Conci in mezzo, sterzata del numero 11, calcia in porta, la parata di Minucci con il piede. È stato di Tommaso Antoci, la rimessa lato sinistro, subito giocata di nuovo in area di rigore verso Severa, e adesso la conclusione Minucci, palla che rimane lì, altra conclusione, stavolta da parte del numero 8 Brucchi. Veneziale, toccato senza fallo, allora la Roma può giocare, c'è dall'altra parte anche Scirocchi. Zito lo vede, decide di andare comunque da solo e pallone che finisce fuori. Questa è un'occasione colossale, ha ignorato completamente il compagno. Iniziale adesso murato, chiedono il tiro da lontano, palla che passa e si fa ingannare Minucci, trova il clamoroso vantaggio la Lokomotiv. Pallone scaraventato fuori e finisce qui la Lokomotiv in inferiorità numerica, batte 2-1 la Roma e ottiene i primi tre punti stagionali.